ricordo che siamo sempre in diretta su Radio Radicale e continuiamo con Cesare Piersigilli per la comunità armena. Amici, oggi sono qua per portare la testimonianza di un popolo, di una cultura antichi, che contro i quali all'inizio del secolo che ci siamo lasciati alle spalle, correva l'anno 1915, si scagliò una violenza inaudita, frutto di un disegno criminale senza precedenti, ossia l'eradicazione e la cancellazione totale di un popolo dalla propria terra di origine. Le violenze furono tali da indurre il professor Lemkin a citare direttamente quegli eventi nella definizione giuridica di genocidio usata da Norimberga in poi. Amici, parlo del genocidio armeno. Il genocidio armeno è un genocidio che si consuma nel momento storico in cui avviene, ma anche un genocidio bianco, perché i superstiti dei discendenti vengono man mano assimilati nei paesi, integrano nei paesi della diaspora. Ma ciò che fa più male è che è un genocidio della memoria, perché gli eredi giuridici dei carnefici di allora continuano a negare ed obbligano al silenzio tutti coloro che osano solo pronunciare la parola genocidio. Ricordo recentemente l'approvazione della risoluzione che riconosce il genocidio armeno al Bundestag, per non citare poi Papa Francesco o Papa Giovanni Paolo II. Nonostante questo disegno criminale, una piccola entità armena, faro per tutta la diaspora, si è riuscita a formare, ma subito dalla sua indipendenza le frontiere sono state bloccate, alcuni dei paesi vicini minacciano costantemente il paese. Ricordo che la diaspora armena è la più grande conosciuta dall'Evo moderno. Una pace, per essere tale, deve essere giusta, deve essere figlia di una giustizia condivisa, non può essere l'imposizione dello status quo del più forte. Purtroppo ora, da quelle parti, in quelle terre, da qualche anno, vediamo il ripetersi di quegli fatti. Sembra quasi il finale del 1915. Il Daesh sta cancellando in Iraq e in Siria le popolazioni autoctone e per questo che io mi appello a voi affinché siate coraggiosi, affinché siate vigili, affinché vi opponiate contro ogni forma di violenza e di negazionismo, perché il negazionismo è portatore e padre di una futura violenza. I diritti umani sono un valore assoluto, non sono contrattabili. Concludo, visto che stiamo a Roma e che sono romano, il latino mi sembra d'obbligo: homo sum, umani nil, a me alienum puto. Grazie.